Matti Costruzioni, dal 1958 in mobili di pregio in Oltrepò a Pavese e nella Riviera Ligure. Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili. Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia. La prestigiosa Villa Manila a pochi metri dal mare di Varazze. Costruzione in zone centrali e residenziali di pregio, ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi. Contattaci, ti aspettiamo a Voghera in via Meucci 5. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Oggi siamo a Voghera e tra poco tre persone fermate in maniera casuale per le vie della città risponderanno alla domanda sulla notizia del giorno. Indosso questa divisa, parlo la tua stessa lingua, lavoro, non guardarmi con disgusto. A pronunciare queste parole nel video pubblicato da un'agenzia governativa indiana sono alcune transgender assunte in un'azienda dei trasporti. Il video è stato realizzato per promuovere l'educazione all'uguaglianza e al rispetto. Infatti, nonostante la Corte Suprema abbia riconosciuto la parità dei diritti alle persone transessuali, l'ostilità e i pregiudizi nel paese resistono. Se questa campagna di sensibilizzazione venisse proposta anche sulle televisioni italiane, come la riterrebbe lei? Tranquillamente, non offensiva innanzitutto, ma comunque all'avanguardia, anche se sono contrario a questo. No, quello no, alla fine siamo come tutti uguali e non è che darebbe fastidio. Oggi sentiamo di tutto, quindi passerebbe inosservato per conto mio, o magari criticato e basta. Mobbing, licenziamenti, precarietà sono costanti nella vita, secondo alcune ricerche della maggioranza delle persone transessuali. Secondo lei, perché questo avviene? Sono gli stessi transessuali il problema oppure è un problema della società? È un problema della società perché è anche il mio problema in questo momento, quindi mi vogliono licenziare, con il massimo del rispetto, quindi direi che dovremmo combattere queste cooperative. Loro il danno maggiore dell'Italia. Sì, Un po' della società, perché certa gente fanno fatica. io penso che sia un problema che sia sempre esistito. Adesso viene messo in evidenza per i motivi che sappiamo tutti, cioè oggi oramai fa notizia tutto, quindi dipende come viene presa, come una notizia, se viene presa una cosa per seria o non per seria. Sono cose talmente difficili che dovremmo stare qua 7 giorni a parlarne. Di conseguenza rispondere in 30 secondi è praticamente impossibile. Parlandoci chiaro, se lei dovesse entrare in una panetteria e trovare a servirla una persona transessuale, il giorno dopo tornerebbe in quella panetteria? Perché sì, volentieri. Che se una persona pulita, a posto, che parla bene e non bestemmia soprattutto, per me va bene. Grazie. Possiamo tutti vivere tranquillamente, sotto gli occhi potenti di Dio. No, sì, non è che cambia qualcosa per me. È una persona normale come tutte. Se il pane è buono ci ritorno di sicuro.